al tempo Francesco I di Borbone, chiama a sé Luigi Giura e gli dice: caro ingegnere, io voglio fare questo ponte, se non mi sentite avvicinatevi perché c'è il vento, ci voglio fare questo ponte, come ci riesci, mi metti giù un progetto, pensiamoci un attimo, mi servono 2000 ducati, io parto con due miei assistenti in giro per l'Europa, torno e te lo saprò dire. Il re gli dà 2000 ducati, Giura parte, al tempo non c'era la fotografia, quindi torna con un baule pieno di appunti, pieno di scritti che lui aveva redatto, andando a visitare che cosa? Andando a visitare di tutto, dalle centrali idrauliche, aspetti che riguardavano l'architettura, l'ingegneria, perché lui era anche architetto, che riguardavano la tecnica delle costruzioni, che riguardavano quindi i ponti, le dighe, di tutto, fa sue tutte queste competenze, tutte queste conoscenze, le rielabora, torna in Italia, anzi torna nel regno delle due Sicilie, cercando di correggere anche quelle che secondo lui erano i difetti o degli errori che aveva visto altrove. E infatti il re finanzia il progetto e cominciano i lavori del ponte. Siamo all'incirca nel 1829, perché cominciano nel 1828 i lavori. Nel 1829-1830 cominciano a cadere dei ponti, ne cade uno in Austria, ne cade uno in Inghilterra, ma ne cade uno importantissimo in Francia, il ponte degli Invalidi, così lo chiamò un grande architetto, un grande ingegnere che si chiamava Navier, studiato tutt'oggi sui libri di ingegneria dei nostri ragazzi, viene studiato Navier, il suo ponte che costò circa 800.000 ducati, una marea di soldi, era stato finanziato dalla Francia per primeggiare come nazione, crolla, in modo le colonne collassano piano piano su se stesse, cadono nell'aria. Il Navier si sbatte a destra e a sinistra, dice: un momento, datemi qualche altro soldo, lo rimetto in piedi, non gli vengono dati altri soldi e la Francia non fa più. Però queste remore cominciano a diffondersi anche nel regno, per cui vanno dal re i ministri, che al tempo era succeduto Ferdinando II al papà, e gli dicono: maestà, qua sti ponti crollano, vediamo di fermarlo il progetto del ponte sul Garigliano. E fu allora, raccontano le cronache, che il re rispose: lasciate fa guai. E infatti poi, cioè, lasciate fare al ragazzo, che c'è che infatti il nostro marchio di fabbrica, il nostro logo, è lasciate fa guai. Giura continua e nel 1832 finalmente viene inaugurato questo ponte. Come viene inaugurato? I giornali inglesi, l'Inghilterra aveva tutta l'interesse a screditare il loro del regno. La perfida Albione. Aveva interessi economici. E non è capito. Bravo. C'era l'Illustrated London News che il 20 maggio del 1828 scriveva: perplessità sulle capacità progettuali e costruttive dei napoletani e vive preoccupazioni sulla sorte dei poveri sudditi, sicure vittime di questo vano esperimento di sprovveduti, dettato solo dalla voglia di primeggiare. E invece il 4 maggio del 1832, sempre questo giornale scriveva: il ponte è probabilmente pronto, ma non ancora collaudato, per timore del suo sicuro crollo. Cinque giorni dopo, il re Ferdinando II si pone al centro del ponte, vengono tutti i cittadini da Cuio, Maranola, Mola di Sordia, Gaeta, Sessa, vengono qui, immaginatevi una festa incredibile. Il re si mette al centro del ponte con la spada sguainata, fa passare prima al trotto, poi al galoppo le sue forze, il suo esercito, poi i carri armati, quindi i carri con sopra i cannoni, e collauda il ponte. Quindi il nostro ponte aveva resistito alla faccia di chi ci voleva male, dico sempre io. Giura che cosa fa?